Gentili telespettatori, si stanno svolgendo i quarti di finale del campionato nazionale. La prima partita è stata tra la Mappes e la Crystal. Le due squadre hanno giocato bene, ma è venuta subito fuori la superiorità della Mappes, che infatti si è qualificata per le semifinali, vincendo sulla Crystal per 2-0. La seconda partita si è svolta tra la Tou e la Chubu. La squadra della Tou, capitanata da Danny Mello, ha dimostrato di meritare pienamente la vittoria e di passare il turno. Infatti ha battuto la Chubu per 3-0, nonostante l'assenza di Mark Lendon. Si sta giocando la terza partita dei quarti di finale tra la Flynet e la Majestic. La Flynet, che era la favorita, sta ora perdendo per 1-0, messa a segno da Max Eagles, numero 10 della squadra di Michael Hilton. Non capisco cosa sia successo ai ragazzi di Philip Callaghan. Adesso conoscerete chi è veramente la Flynet. Siamo venuti qui per vincere e ci riusciremo. Ora ti riconosco. L'intera squadra capitanata da Callaghan parte all'attacco. Non possiamo perdere. Ci siamo allenati duramente per tutto l'anno. Il numero 10 della Flynet è di fronte alla porta avversaria. Anticipa due difensori e tira. Un tiro molto potente, il portiere si tuffa ma non ce la fa ed è gol! La Flynet ha pareggiato al 40° del secondo tempo. Il gioco riprende ed è ancora la Flynet che attacca con Baker. Passaggio verso Callaghan che ora si trova di fronte alla porta avversaria. Non deve più segnare. Vediamo che Hilton va verso Callaghan per fermarlo. Il capitano continua ad avanzare ed è sempre più vicino a Hilton. Devo farcela. Ti fermerò. Bellissimo dribbling di Callaghan che si libera di Hilton e va verso la porta. Ormai Callaghan è libero da marcature e ha di fronte soltanto il portiere. Peter! Ma invece di tirare, tocca a sinistra per Shake, che stoppa la palla. Perché, Philip? Voglio che sia tu a tirare, Peter. Fagli vedere che siamo tutti in grado di segnare. Tutti aspettano che tiri. Non devo perdere tempo. Ed è gol al 43° della ripresa. Il tiro di Shake ha centrato la porta e la Flynet passa in vantaggio. Evviva! E su ho questo segnato. Gol finisce anche la partita. Vince la squadra di Callaghan per 2-1 e si classifica per le semifinali. Sta per iniziare l'ultimo incontro dei quarti di finale del campionato nazionale, dal quale uscirà la quarta squadra che disputerà le semifinali. Si scontreranno sul terreno di gioco la squadra della New Team, campione in carica, capitanata da Oliver Hutton, e quella della Irado, capitanata da Clifford Yuma. Ecco le due squadre che fanno il loro ingresso in campo. Forza, New Team! Ollie, sei il più forte! Vediamo i due schieramenti uno di fronte all'altro. Sono entrambi molto forti e siamo certi che ci offriranno una partita mozzafiato. Finalmente è arrivato il momento che aspettavo. Ora ti mostrerò chi è Clifford Yuma. Tutti quelli che fra il pubblico si aspettano una vittoria della New Team resteranno delusi, perché saremo noi della Irado a passare il turno questa volta. Sono certo che Hutton abbasserà le penne questa volta. Ma chi avrà tanto da ridere? Sono sicuro che mi hai riservato una sorpresa per questo incontro. Il sorteggio viene vinto dalla New Team e la Irado darà il calcio d'inizio. Ricordati che dobbiamo vincere. È la prima volta che la Irado partecipa al campionato nazionale. Non sottovalutiamoli, capito? Ok! I giocatori hanno raggiunto le loro posizioni. Secondo i miei appunti, il cugino di Adeline non è poi così forte come dice di essere.
Infatti, in tutte le partite che ha giocato finora in questo campionato, Clifford Human non ha fatto niente di speciale. Proprio così. Ho come un presentimento. Temo che non abbia voluto scoprirsi, ma che adesso tirerà fuori le unghie. Io non la penso così. Anche se facesse una cosa del genere, troverà pane per i suoi denti. Ed ecco il fischio dell'arbitro che dà il via a questo incontro tra la New Team e l'Airado. Ed è quest'ultima che dà il calcio d'inizio. Sono ancora tutti fermi nelle loro posizioni mentre il numero 16 dell'Airado, Sandy Winter, parte da solo verso l'area avversaria. Forza ragazzi, muoviamoci, andiamo a prenderci quel pallone. Vorrei sapere cosa diavolo stanno facendo. Per me hanno solo paura a venire avanti. Hai ragione. Tu che ne dici? Ma perché non si muovono? Se ci impossessiamo del pallone, non riusciranno più a riprenderlo. Andiamo! Ted! Paul! Fategli vedere chi siete! Mentre la New Team parte all'attacco, Flanagan dell'Airado tenta un passaggio intercettato subito da Carter. Ma il numero 7 della New Team si trova di fronte il gigantesco Yuma. No! Lo scontro è violento ed è Carter che finisce a terra. Mio Dio, Ted! Ted! Carter si è infortunato dopo soli pochi minuti di gioco. E ora vi farò vedere che cosa è capace di fare Clifford Yuma. Oh, che cosa avrà in mente? Alan, mi raccomando, stai attento! Oh no! Yuma si accinge a fare un tiro da fuori area! Ed infatti tira! E la palla come un proiettile si dirige verso la porta della New Team! Prendila, Alan! Posso farcela! Cosa? Oh. Ma vediamo arrivare da destra Winter che salta verso il pallone. Colpo di testa ed è gol. L'Airado passa in vantaggio con Winter al quinto minuto del primo tempo. Oh no. Ehi ragazzi, all'inizio ce l'ho fatta. È la seconda volta che la New Team parte in svantaggio. Era già accaduto nella partita con la Higashi. Non possiamo perdere. Il titolo di campioni deve restare nostro. Avete visto? Io e Sandy Winter formiamo un duo perfettamente coordinato e imbattibile. Nessuno può prevedere dove tirerò io e da dove sbucherà il piccolo Sandy. Oh, che male! Accidenti! L'Airado è per tutti una sorpresa, come lo era stata la Majestic nell'incontro con la Flynet. Beh, riprendiamo il gioco. Aspetta, la partita è cominciata solo da pochi minuti. Non cantare vittoria, Yuma. Noi siamo in grado di rovesciare il risultato. Sì, è vero! Parli così perché ancora non hai visto il resto, Hutton. Ne riparleremo. Non dovete scoraggiarvi, è solo l'inizio. Siete i più forti, non dimenticatelo. Forza, New Team! Forza, New Team! Il gioco riprende con la palla alla New Team. Forza ragazzi, avete sentito cosa ha detto Holly? Siamo in grado di rovesciare il risultato. Dove vi credete di andare, microbi? Vi permetterò di segnare neanche un punto. Stai attento, Johnny! Intervento in scivolata di Yuma su Mason e il capitano dell'Airado riesce a impossessarsi della palla. Mason fa un volo e poi ricade sul terreno. La palla rimane libera e vediamo a correre Aston.
Bravissimo, Ally! Il capitano della New Team parte all'attacco, palla al piede! Adesso devo pareggiare! Yuma si rialza e insegue Aston! Accidenti, è grosso ma è molto veloce! Ecco anche Roberts che va verso il numero 10 della New Team! Che però lo evita e continua l'azione. Dove credi d'arrivare, Moscherì? Che botta! Ollie, no! Yuma colpisce la spalla sinistra di Aston, che se non erro è proprio quella infortunata. Ollie! La sua spalla! Maledizione, questa proprio non ci voleva. Aston finisce a terra dolorante. Mi fa male. Bene, Clifford. Chissà dove pensava ad andare quel piccoletto. Dopo aver atterrato, Aston e Yuma va verso l'area avversaria. È ora di segnare un altro gol. Il capitano dell'Airado continua ad avanzare indisturbato. Dobbiamo fermarlo. Eccomi. Carter e Mason vanno incontro a Yuma per ostacolarlo. Intervento in scivolata del numero 9 della New Team. Ma niente di fatto. Yuma sembra un muro di granito. Non sarà facile fermare quella montagna. Forse nemmeno Lenders riuscirebbe a contrastare la potenza di Yuma. Forza, fatevi sotto, non ho paura di nessuno io. È come se dovessimo fermare tre uomini. Carter e Ship si avvicinano a Yuma. Eccoli che arrivano. Provate a prenderlo! Lancio lungo e potente del numero 5 dell'Airado. Nessun giocatore della sua età è in grado di equiparare la sua potenza. Ma ecco che sopraggiunge di nuovo Winter. Si ripete esattamente la stessa azione che ha portato in vantaggio l'Airado. Ecco, arriva il secondo gol. Accidenti, non posso permettere che segnino due volte e nello stesso modo. Devo fare qualcosa. Ma vediamo Harper che salta verso il pallone, colpendolo di testa. Salva così la sua porta da un raddoppio dell'Airado. Grazie, Bruce. Dov'è la palla? Ma l'intervento di Harper non ferma il numero 16 dell'Airado. Il mio capitano ha mostrato la sua potenza come difensore. Ora io farò vedere cosa so fare in attacco. Mostrerò a tutti la mia classe nei dribbling. Cosa crede di fare quel nanerottolo? Dai, Bruce, forza! Questo non dovevi farlo! Mi prendi anche in giro, eh? Harper tenta di togliere il pallone a Winter, ma non ci riesce. Insisti, Bruce! Levagli la palla! Coraggio, forza, ragazzi! Diamogli una mano! Continua il duello tra Harper e Winter. Dai, forza, New Team! Ecco che arrivano anche Denver e Newman ad aiutare Harper, ma entrambi falliscono il tentativo di impossessarsi del pallone che sembra incollato ai piedi di Winter. Però nei dribbling è anche più bravo di Philip Callaghan. Sandy Winter. Non ci riescono. Sandy è un vero portento nei dribbling. Ora tocca a me. Intanto vediamo Yuma che si dirige verso l'area della New Team. Ragazzi, state attenti a Yuma. Ci siamo invertiti i ruoli. Questo non l'avevate previsto, vero? Dobbiamo fermarlo. Winter parte in contropiede, inseguito da tre difensori della New Team. Forza! Correte! Dai, Sandy, segna un altro gol!
I tre hanno raggiunto Winter. Adesso, ragazzi, avrete tutti una bella sorpresa. Cosa? Invece di tirare come tutti si aspettavano, Winter passa sulla sua destra e la palla raggiunge Yuma, che continua l'azione. La vediamo Billy Kramer, che insegue a distanza ravvicinata il capitano della Irak. Coraggio, dai, prova a togliermi la palla. Vediamo se ci riesci, forza! Arrivo! Fatti sotto! Nonostante l'intervento di Kramer, Yuma tira in porta con una forza incredibile. Riuscirà Crocker ad evitare il gol? Stai attento, Alan! Ce l'ha fatta! Crocker ha parato un pallone molto difficile. Sei forte, Alan! Guardate, si è sbilanciato! Oh no! È entrato! Attenzione, Crocker ha parato questo fortissimo tiro di Yuma, ma la potenza con la quale il pallone è arrivato lo ha spinto dentro la rete, quindi è gol! L'Airado ha raddoppiato con Yuma dopo soli 10 minuti di gioco. Il risultato perciò è Airado 2, New Team 0. Bravo! Il primo gol lo aveva segnato Winter, mentre il secondo lo ha fatto Yuma. Entrambe le reti sono state realizzate grazie alla collaborazione dei due giocatori dell'Airado, che hanno una tecnica di gioco basata sulla coordinazione, la potenza e la velocità. La situazione è molto critica. La New Team è in guai seri, ragazzi. Clifford è il più forte! Ormai abbiamo vinto, non ce la faranno a raggiungerci! La situazione è molto critica per la New Team. Si sta ripetendo la stessa cosa della prima partita dell'eliminatoria. La squadra che l'Airado incontrò in quell'occasione perse per 6-0, tutte messe a segno da Yuma e da Winter. Ma questi due giocatori hanno avuto la forbizia di non mostrare tutto il loro potere nelle partite antecedenti a questa, servando quindi la sorpresa per le squadre più forti. Più in gamba sono gli avversari, più l'Airado diventa forte. È proprio questa l'arma segreta di Yuma e Winter. Dagli appunti sulle partite non risultava che Yuma fosse così forte. Avete visto? Il presentimento che avevo si è avverato. Già. Clifford è mio cugino e lo conosco bene. Siamo cresciuti insieme. Se rivuoi la tua bambola, vieni a prenderla. Clifford, aiutami, non vogliono ridarmi la bambola. Forza, fatti sotto, cuginetto. Non ne hai il coraggio, vero? Ridatele la bambola e smettetela. Non ci penso nemmeno. Dai, vieni a prenderla. Hai paura di batterti con noi, Clifford Yuma? Sei un vigliacco. Ehi, voi, mocciosi, fuori di qui! Sono grandi, non abbiamo scelta. Dobbiamo andarcene. Va bene, ce ne andremo subito. Ehi, tu, non fare finta di niente. Devi toglierti dai piedi. Io resto qui. Cosa? Dovrete mandarmi via con la forza, ragazzi. Che faccia tosta. Che vuoi fare, Clifford? Sono ragazzi grandi. Non puoi batterti con loro. Ci ha sfidato. Non possiamo tirarci indietro. Forza, ragazzi! E poi, cos'è successo, Evelyn? Si sono picchiati. E Clifford ha battuto tutti quei ragazzi più grandi di lui. Con i più deboli, Yuma non ci si mette neanche. Più forti sono gli avversari, più Clifford si impegna. Ma Holly non riuscirà a batterli. Allora, Atto, non dici niente. Non ve l'aspettavate una cosa del genere, voi della New Team, vero? Se ti interessa saperlo, la cosa non finisce qui. Abbiamo molto tempo a disposizione per mostrarvi le altre sorprese che abbiamo tenuto in serbo per voi. Non riuscirai a battermi, Yuma.